Buongiorno cari concittadini del Ripo, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Anche quest'oggi non riscontriamo nuovi casi di positività al virus, questa ovviamente è una notizia che insomma ci fa ben sperare per il proseguo di questa nostra crisi che tutti quanti stiamo vivendo insieme. Dopo le recenti, diciamo così, aperture, mezze aperture, aperture un po' fatte così, insomma, notiamo tutti quanti che c'è una certa nuova ritrovata voglia di libertà e quindi molte persone che circolano per Terra di Po. Riscontriamo questa cosa, riscontriamo che molti, quindi la quasi totalità, comunque utilizza i DPI previsti, la mascherina, i guanti, il gel igienizzante, però c'è ancora qualche persona che, insomma, un po' uno zoccolo duro che non vuole aderire a questa regola. Quindi vi ricordiamo che comunque la sanzione prevista va da un minimo di 280 ad un massimo di 560 euro se non indossate i dispositivi previsti non solo per la passeggiata ma anche all'interno delle attività commerciali, e vi ricordiamo anche che comunque i controlli proseguono. So che molti dicono ma io non vedo nessuno, ma non mi sembra, ma in realtà non è così, i controlli proseguono anche nei giorni di festa e quindi vi rammento insomma che questa attività è ancora sanzionabile, che i decreti previsti non hanno dato la sperata, la dovuta o la forse ancora troppo prematura libertà e quindi insomma cerchiamo di rispettare tutti quanti le regole. Ad esempio una delle domande che ci è stata fatta riguarda la possibilità per i ragazzi di poter girare da soli, perché comunque il testo del DPCM che andrà in vigore, ripeto, il 4 di maggio, prevede la possibilità delle passeggiate, delle uscite e l'accompagnamento dei minori. Tutto è come più o meno è sempre stato, cioè se c'è un ragazzino di 10 anni, 12 anni che deve uscire con la propria bicicletta oppure andare a fare spese, può farlo. Può farlo però indossando la mascherina, può farlo indossando i guanti e può farlo da solo. Non possono ritrovarsi 5-6 amichetti, uscire, andare a fare giri in bicicletta, andare a pescare tutti quanti insieme come si faceva prima. Questo è vietato e ricordo anche a tutti i genitori che la responsabilità ricade ovviamente sui genitori per questa cosa. Quindi se un gruppo di ragazzi si ritrova tutti insieme, sono senza mascherini, non sono a distanza di 1 metro, sono sanzionabili e la sanzione ricade sui genitori. Quindi fate attenzione, se dovete far uscire i vostri figli è consentito, però ha delle precise regole. Come ad esempio ha delle precise regole se dovete uscire con bambini più piccoli da 5-6 anni, anche lì nei prossimi giorni quando riceveremo i chiarimenti vi diremo anche come è possibile fare questo tipo di uscite? Quindi siamo sempre tutti quanti attenti che non c'è una tana libera a tutti, come si dice, ma ci sono ancora tante regole da seguire. Anche il poter uscire dal proprio comune il 4 di maggio non è ancora così scontato come tanti dicono, perché se è vero che il nuovo DPCM ragiona in ambito regionale, quindi dice possibile andare a trovare parenti e congiunti sempre all'interno dell'ambito regionale, però è anche vero che non ha sancito che si può andare a fare la spesa a Portoviro o a Rosolina se si abita a Teo di Po. Perché? Perché gli spostamenti sono ancora legati alle necessità. Quindi se qua a Teo di Po riesco a reperire le merci, tra virgolette, di cui ho bisogno, non ho necessità di recarmi in un altro comune. Queste sono le regole che sono ancora in essere in questo momento. Dopo, come vi dicevo ieri, c'è ancora in fase di studio, tutto è una questione tra regioni e governo e quindi non escludiamo che nei prossimi giorni escano ulteriori provvedimenti che speriamo siano più chiari di quelli che abbiamo attualmente, perché purtroppo scontiamo una lotta di potere tra regioni e governo che sta rendendo un po' inapplicabile tutte le regole che sotto alcune fattispecie, non tutte quante,
inapplicabile e quindi difficile gestire la situazione. Quindi cerchiamo tutti quanti di rispettare le regole, di usare il buon senso e se ci danno una libertà cerchiamo di non approfittarne. I controlli continueranno e come continueranno tutte le attività previste, le riaperture previste, come previsto dal calendario. Ci saranno delle novità, aggiorneremo alle novità che ci serviranno fuori man mano. Quindi cerchiamo tutti quanti di seguire le regole che ci siamo imposti, pesanti, che stanno dando i loro frutti dal punto di vista del contagio, e cerchiamo nello stesso tempo di ripartire abbastanza velocemente per ritornare a quella che è una vita normale. Un'ultima questione, questa di ordine molto più pratico, il consorzio di bonifica ci ha comunicato che ha posticipato ulteriormente la scadenza, quindi l'invio delle rate che si paga normalmente al consorzio di bonifica per le questioni legate alla ripetizione a bonifica nel nostro territorio, quindi le scadenze sono state posticipate al 1 luglio e al 1 di settembre. Questa è l'ultima informazione che ci è arrivata, quindi se vedete che non vi arrivano i bollettini a casa è appunto perché il consorzio ha deciso di posticipare ulteriormente i pagamenti appunto per affrontare l'emergenza coronavirus. Grazie a tutti e buona giornata.